questo non è il primo che dovrei fare, perché sono stata taggata anche da Erika, ovvero Ninfea ASMR, per il bellissimo video tag che Chiara ASMR ha portato in Italia, in cui devo fare un trigger per ogni lettera dell'alfabeto. Ma come forse alcuni di voi hanno saputo da Instagram, sono stata operata di recente all'occhio qui. Oggi è la prima volta dopo 15 giorni, anzi dopo 17 giorni che mi trucco, e quindi diciamo che ho bisogno di ancora un pochino di tempo per riuscire a trovare il tempo di fare quel tag un po' più lungo. Quindi oggi rispondo al video tag Lo Stivale, che è stato ideato da Marichetta ASMR, e sono stata taggata da La Greta. Ora, il tag è un video tag abbastanza veloce perché ci sono 5 domande, solo 5, e quindi ho con me un oggetto con cui fare qualche trigger mentre vi rispondo. Questa è una matrioska della mia bambina. E mentre vi rispondo alle 5 domande, ora il video tag ovviamente presupporrebbe che io taggassi qualcuno, ma diciamo che arrivo tardi a farlo, come sempre quando c'è qualche video tag, io arrivo sempre sempre tardi. Quindi se c'è qualche canale che non l'ha ancora fatto e che vuole farlo, non lo so, penso a canali nuovi come Elisa ASMR, che probabilmente avrete visto in un video o vedrete a seconda di quando farò uscire questo, in un video collaborazione. Allora, se c'è qualche canale nuovo, come per esempio Elisa ASMR, che lo vuole fare, prego, siete i benvenuti a farlo. Anche perché questo video tag parla esclusivamente di canali italiani e parla anche di canali emergenti. Quindi si vuole dare spazio a quei canali piccoli che difficilmente, senza essere nominati, riescono ad andare avanti, a farsi conoscere. Quindi iniziamo. Allora, la prima domanda è: prendo il mio foglio, parla di un canale ASMR emergente, appunto come vi dicevo. Allora, io vi vorrei parlare del canale di La Greta, che è la ragazza, la donna, che mi ha taggata. Greta, è di Bologna o provincia, immagino Bologna città, e la cosa che mi piace moltissimo del suo canale, oltre il suo accento che è tipicamente bolognese e che io amo, ma è anche la sua spontaneità, la sua gioia quasi, nonostante mostri molto spesso nei suoi video cose un po' dark, però lo fa con una simpatia, con una spontaneità, con un modo di fare tale per cui vedere i suoi video mi dà gioia. Quindi voglio parlare di lei perché diciamo che nelle giornate un po' più cupe, un po' più difficili, mettere su un video del suo canale è un balsamo per l'anima, per l'umore. Quindi io intanto ringrazio la Greta per avermi taggato e
avrei comunque parlato di te, anche se fosse stato qualcun altro a taggarmi in questo video. E adesso la domanda numero 2. Un'ottima dimostrazione del mio whispering. No, vabbè, dai. A parte gli scherzi, allora ci sono alcuni canali che secondo me hanno un whispering che uccide. E un whispering che mi stende tutte le volte. Come hanno già nominato in molti, è quello di Black Moon. Una capacità di, non lo so, cioè è come se il suo whispering ti penetrasse dentro, ti togliesse tutto quanto quello che c'è, che può ancora tenerti in preda all'ansia, non lo so. È come se la sua voce riuscisse ad entrare a sciogliere tutto. Di nodi di tensione e quindi non credo di riuscire mai a commentare i suoi video perché tipo mi ammazza subito con il suo whispering. E poi un altro whispering che mi piace molto è quello di Monica Arasule, perché ha anche una componente che a me piace molto sempre in tutti quanti i video, soprattutto italiani, è ascoltare la qualità dell'accento, l'accento proprio come può trasformare le parole, come può trasformare il whispering. E quindi il whispering di Monica ha una qualità molto diversa rispetto a quello di Velia, ma non perché quello di Monica mi rilassi di meno, ma proprio per questo modo di parlare che mi entra dentro in una maniera diversa. E quindi se il whispering di Velia mi scioglie tutto quanto, quello di Monica, non lo so, è come se un po' mi desse anche energia, no? E quindi è proprio un tipo di effetto diverso che ha su di me, anche se entrambi estremamente rilassanti, però ecco, magari può sembrare assurdo dire che una cosa sia energizzante e rilassante allo stesso tempo, però questo è l'effetto che mi fa Monica. E poi, vabbè, ovviamente, come sapete anche voi, i canali ASMR, soprattutto italiani, perché ora stiamo parlando di questi, sono innumerevoli e quindi sarebbe anche difficile riuscire a nominare tutti quanti i whispering che mi piacciono. Io vi ho parlato di questi due perché sono le persone che seguo maggiormente. Domanda numero 3. Parla di un canale ASMR maschile. Ora, è importante anche questa domanda che si incentra sul mondo maschile. E ho un po' paura, sinceramente, a fare un nome perché tutti quanti i canali maschili che mi sono piaciuti di più hanno smesso di fare video. Per esempio, mi piaceva molto Rafael ASMR che immagino per impegni di lavoro ha smesso di caricare video e ha cancellato il canale, cosa di cui mi dispiace molto perché con Rafael avevo, non so, probabilmente non ricambiata, però sentivo un'affinità, vuoi perché
avevamo fatto lo stesso percorso di studi, vuoi perché eravamo entrambi, siamo entrambi appassionati di Harry Potter, anche a lui piaceva molto lo studio Ghibli, però ha smesso di fare video e quindi direi che sia inutile parlarne, visto che non credo che siano recuperabili, non credo che ci siano spezzoni di suoi video da qualche parte, o almeno non li ho trovati. E un altro che mi piaceva molto era Fuori dal coro, ASMR, che aveva una voce molto profonda e calma, e questo mi faceva calmare subito. Era veramente piacevolissimo ascoltare i suoi video. Quindi, non volendo portare sfortuna, ma dovendo parlare di un canale ASMR maschile, io dico Dorian ASMR, perché il suo stile di ASMR è decisamente non convenzionale e forse a molti potrà sembrare, non lo so, strano, diverso, fastidioso, ma ragazzi, è un genio, cioè è veramente un genio, e poi mi sembra una persona estremamente gentile, nonostante questi suoi video, che sono diversi dal solito, ma appunto per darvi la possibilità di vedere qualcosa di particolare, di divertente anche, di non scontato, non è mai scontato Dorian, e quando fa uscire dei video io me li guardo sempre con piacere, perché sono particolari, mi fanno stare bene anche i suoi video, quindi. E ovviamente vi lascerò i link giù in descrizione. E un saluto a Dorian. Poi, quarta domanda, parla di un roleplay che ti ha rilassato particolarmente. Allora, oltre ai roleplay di Veglia, dove estrae le energie negative, cioè tirando via dei fili con una pinzetta dal come si chiama? Dal coso di gomma piuma che riveste il microfono, sì, il filtro antivento, quello che li trovo particolarmente rilassanti, perché sono suoni delicati e che ti fanno proprio l'idea di tirare via qualcosa che ti è rimasto in testa, no? Come i pensieri negativi. Quindi, oltre a quello, un roleplay che mi ha particolarmente rilassato è molto recente ed è di Carlotta. E Carlotta ASMR, ex Le Note del Silenzio, ha solo cambiato nome, ma non ha cambiato stile, non ha cambiato le sue capacità, ovviamente. E, è un video di Carlotta dove lei fa l'assistente all'imbarcazione, al check-in degli aeroplani, dei voli. Scusatemi per questo modo di parlare, però sì, non mi veniva la parola, anche perché appunto io è da tanto tempo che non prendo un aeroplano e quindi la mia mente cancella le parole che non servono, per esempio. Va bene, ma va tutto bene. Quindi questo roleplay mi ha particolarmente rilassata, anche perché di solito noi ASMR content creator, ASMR artist, tendiamo a fare un roleplay molto lungo, cioè con i tempi molto dilatati, in cui si parla sempre alla stessa persona e insomma
tipo mezz'ora per un check-in in aeroporto. Sarebbe lo standard del video ASMR, che è estremamente rilassante, però è poco realistico. E invece questo video di Carlotta mi piace molto perché lei è estremamente gentile, molto professionale e soprattutto non si dilunga, non perde tempo e quindi parla con tre o quattro persone diverse con problemi diversi al momento dell'imbarco e quindi lo trovo bello proprio perché è come se fosse nella vita reale molto efficiente eppure rilassante. E poi l'ultima domanda parla di un video che hai guardato o guardi più volte. Allora, quando si tratta di video che riguardo più volte, mi viene in mente il canale di Lulu ASMR, che adesso si chiama Lulu ASMR Relax, perché forse molti di voi lo sapranno, Lulu ha dovuto aprire un canale nuovo ripartendo da zero con gli iscritti e su questo nuovo canale sta caricando sia video nuovi che video che è riuscita a recuperare dal vecchio canale che le è stato rubato. E i video che mi piace di più vedere, fatti da lei e che riguardo quando posso, sono quelli dell'agopuntura, perché come Lulu fa l'agopuntura, cioè, allora io non ho mai fatto veramente una seduta di agopuntura e non so se mai riuscirò a farla, ma vedere come la fa Lulu, io ecco, mi stendo, ascolto la sua voce, guardo i suoi movimenti e sono in pace e quindi mi piace molto riguardare questi video che sono forse un po' più basici rispetto a chi ha un'attrezzatura più ricercata, più costruita, però Lulu è proprio un'artista dell'ASMR e riesce a superare queste barriere della mancanza di strumentazione più professionale. E quindi un bacione anche a Lulu. E correte ad iscrivervi al suo canale che ha bisogno di ritornare ad avere i suoi 13.000 iscritti. Quindi niente, io ho finito il mio video tag e mi dispiace se avete sentito qualche rumore esterno fastidioso, ma potevo registrare solo adesso e quindi vi mando un grandissimo abbraccio e spero di vedervi presto con un nuovo video.